Il farnesignano, il gergo utilizzato all'interno del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, è una lingua strana, non sempre facilmente comprensibile a chi l'ascolta per la prima volta. Una lingua che riprende anche antiche tradizioni ed usanze che ritroviamo oggi nella lingua corrente. È il caso di Feluca, un copricapo nato nel Settecento che oggi viene utilizzato anche come sinonimo di diplomatico. Perché? A partire dalla fine del Settecento, invalse l'uso presso i principali stati europei di far utilizzare ai massimi funzionari delle amministrazioni statali una divisa per sottolinearne il valore della funzione. Militari, accademici e diplomatici si videro assegnare come copricapo per la divisa ad alta uniforme un cappello a due punte denominato Feluca, poiché simile nella forma all'omonimo veliero in uso nell'area mediterranea. Le divise diplomatiche in Italia si continuarono ad utilizzare sino ai primi decenni del secolo scorso. Oggi l'utilizzo non è più previsto dai regolamenti ministeriali, ma il termine Feluca continua ad essere usato per riferirsi ai diplomatici di carriera.